vorrei raccontarvi quali sono le iniziative che seguiranno nel mese di settembre questa prima iniziativa autunnale. Noi avremo domani un webinar dedicato a eTwinning ESEP e una cosa molto importante sottolineare questo appuntamento. Prima ne parlavamo con Annalisa, con Irene e con Antonietta. Abbiamo notato che all'atto dell'iscrizione molti dei nostri colleghi e colleghe non conoscono o non sono iscritti ad eTwinning ESEP. Vi segnaliamo questo webinar perché ci sarà domani. Se non vi siete iscritti, c'è qualcuno. Io le iscrizioni in realtà le ho già chiuse, ma se ci fosse qualcuno interessato a partecipare così all'ultimo momento ad iscriversi, ci invii una mail a eTwinningToscana@gmail.com e io invierò il link per partecipare. Dicevamo, eTwinning è molto importante perché è una modalità di partenariato fra scuole del programma Erasmus, una modalità più leggera, più light, perché flessibile in quanto non prevede finanziamenti da parte della Commissione europea e quindi non prevede neanche rendicontazione, cosa che invece, insomma, sapete, per i progetti finanziati Erasmus+, è prevista naturalmente, essendo previsti finanziamenti. Quindi questa cosa è la prima cosa, ricordatevi domani dalle 17 alle 19, sempre su GoToWebinar. Se non siete iscritti e vi interessa, mandate una mail a eTwinningToscana@gmail.com. L'altro evento, questa volta in presenza, che si svolgerà in una scuola delle province toscane. Il primo evento che si svolgerà nelle province toscane sarà il 29 settembre, quindi un venerdì 29 settembre dalle 17 alle 19 al liceo Cecioni di Livorno. Questa iscrizione è ancora aperta. Vi ricordo che USR invia alle scuole nota con tutte le indicazioni per iscriversi. Questi eventi sono aperti a tutti, sono gratuiti perché sono finanziati dalla Commissione europea sul piano di formazione regionale toscana e Regione Toscana Erasmus+. Quindi si tratta soltanto di seguire un po' le informazioni da parte dell'ufficio scolastico, ma anche di seguire le nostre informazioni perché noi in modo, diciamo, non istituzionale, informale, ma social, inviamo sui nostri canali, quindi sia su Instagram che su Facebook, le informazioni con i link via via che programmiamo gli eventi per partecipare a questi eventi. Chiudo semplicemente ricordandovi che per quello che riguarda la sessione delle domande abbiamo l'iniziativa, le nostre relatrici hanno pensato e trovo che sia un'ottima idea di diciamo intervallare le sessioni di domande e risposte a seguire il loro proprio intervento, quindi a seguire l'intervento della professoressa Di Piero seguirà una sessione di domande specifica e a seguire quello della professoressa Caramelli seguirà una sessione specifica. Io ho messo già in chat il link al documento Google che vi pregherei di utilizzare, ossia vi pregherei di non utilizzare la chat per le domande in modo tale che le nostre relatrici possano vedere le domande e raccogliere un po' le risposte. E scusatemi, nient'altro, naturalmente essendo un file condiviso, vi preghiamo come al solito di fare attenzione a non cancellare nessuna osservazione fatta dagli altri utenti. Io passerei, entrerei nel cuore dell'evento di oggi, parliamo di accreditamento e mobilità e lo facciamo iniziando con Annalisa Di Pierro. Come abbiamo detto, sono entrambe le relatrici sono ambasciatrice Erasmus+ Scuola. Annalisa Di Pierro in particolare insegna e lavora come docente all'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Fascetti di Pisa e ci conosciamo con Annalisa da molto tempo come ambasciatrice Twinning prima, Erasmus+ poi, come formatrice, come parte dell'equipe formativa toscana. Sicuramente anche voi avete sentito parlare di Annalisa. Irene Caramelli,
invece una docente dell'istituto dell'ITTS Fedi Fermi di Pistoia, anche lei ambasciatrice Erasmus Plus Scuola. Come sapete, la figura dell'ambasciatore Erasmus Plus è una figura più recente rispetto all'ambasciatore Twinning, quindi diciamo accogliamo Irene dopo la selezione degli ambasciatori Erasmus Plus Scuola ed è diciamo da poco fra noi nel gruppo Twinning Toscana. Io passerei direttamente la parola ad Annalisa. Chiuderà il mio microfono, ripeto, se avete questioni tecniche utilizzate la chat, se avete questioni relative al programma e al contenuto, quindi questioni didattiche o relative al programma che volete indirizzare alle relatrici, utilizzate per cortesia il link che ho messo in chat. Annalisa, passo a te la palla, anzi già te l'ho passata, chiudo il microfono, buon lavoro e grazie. Ok, grazie Simona. Buonasera a tutti. Io inizierò questo incontro di oggi, però ora voglio togliere la mia webcam in maniera tale da non appesantire troppo l'incontro e parlarvi, di questo incontro, di che cosa parliamo oggi? Allora, parleremo di questo programma nuovo dal 2021, ora siamo a metà, nel 2023 siamo a metà di questo nuovo programma, perché il programma è previsto dal 2021 al 2027, quindi siamo proprio a metà. Per la Commissione europea la mobilità è uno strumento essenziale, quindi promuove molto i progetti Erasmus, i progetti di mobilità, in quanto crede, ecco, scusate, sono andata indietro, scusatemi. Molto sensibile. Ok, l'obiettivo principale, ecco, lo potete trovare qui sul sito dell'Unione Europea, sito ufficiale, è sostenere un'istruzione e formazione di qualità. Qui ci sono gli obiettivi del Dipartimento della Comunità Europea, Dipartimento di Istruzione della Comunità Europea. Questo è un buon riferimento nel momento in cui andrete a scrivere la vostra candidatura, in quanto ci sono tanti spunti che si possono prendere. L'Unione Europea definisce il quadro in cui i paesi dell'Unione Europea possono scambiarsi le migliori pratiche, imparare gli uni dagli altri, allo scopo di fare che cosa? Di fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà. Ecco, questo è fondamentale per la comunione, con la comunità europea. Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, promuovere l'equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva, favorire la creatività, l'innovazione e lo spirito imprenditoriale. Ecco, questi sono alcuni degli obiettivi principali, dei capisaldi che bisogna sempre tenere bene a mente quando si va a compilare il modulo di candidatura. Ci sono delle priorità trasversali, che sono appunto la partecipazione, l'inclusione sociale, l'innovazione digitale e la sostenibilità. Ora ne parleremo più approfonditamente. Queste priorità trasversali, io poi per chi vorrà, per chi lo chiederà, potremo condividere, inviare questa presentazione dove ci sono tutti i link. Ecco, per esempio, che è successo? No. Non è possibile. È successo qualcosa di strano qui. Vabbè, dobbiamo controllare di nuovo questo
questo collegamento, le priorità trasversali. Si possono trovare queste priorità sul sito erasmusplus.it, che è il nostro sito di riferimento quando si va a compilare il modulo di candidatura. Scusate, ma non capisco. Ecco, qualche problema tecnico c'è sempre. Allora, la struttura del nuovo Erasmus, com'è organizzata? Ci sono tre azioni chiave, l'azione chiave 1, K1, K2 e K3. Nell'azione chiave 1 rientrano tutte le mobilità. Allora, se vogliamo far svolgere ai nostri studenti o ai docenti della nostra scuola o allo staff, che sarebbe ATA, il personale ATO, il personale amministrativo, tutte le mobilità rientrano tutte in questa azione chiave 1. Se vogliamo compilare la domanda di accreditamento per visitare delle scuole, fare svolgere dei job shadowing ai nostri docenti e dei corsi di formazione, allora dovremo indirizzare la nostra domanda di candidatura all'INDIRE, all'Agenzia Nazionale INDIRE, che si occupa del reparto scuola. Se invece vorremmo far svolgere ai nostri studenti delle attività di apprendistato all'estero, degli stage all'estero, allora dovremmo rivolgere la nostra candidatura all'INAP, che è quest'altra agenzia nazionale che si occupa sempre di mobilità all'estero. Poi abbiamo KA2, che sono i partenariati. Allora, vediamo se mi funziona questo link o se sono saltati tutti i link. Ah, ecco, questo funziona. Ecco, questo per quanto riguarda l'accreditamento. Abbiamo la scadenza della domanda per accreditamento che è il 19 ottobre, come potete vedere qui. Quindi, insomma, bisogna affrettarsi perché la domanda richiede un po' di tempo. La fortuna è che quando si comincia a scrivere la domanda, poi si può salvare e non perdiamo il lavoro fatto, ci si può rientrare nel sito e si può continuare a scrivere. Comunque, un consiglio che vi do è quello sempre di copiare tutte le domande del modulo in un documento e poi di copiare un'altra volta, incollare anzi le nostre risposte nel modulo di candidatura, così siamo sicuri di non sbagliare. Una volta ottenuto l'accreditamento, poi possiamo chiedere il finanziamento. Il finanziamento corrisponde all'azione chiave KA121, quindi per l'accreditamento parleremo di KA120, sempre tenendo presente la distinzione di cui vi ho detto prima, o scuola o VET, cioè VET sarebbero le possibilità di svolgere dei periodi di apprendimento nelle aziende, quindi solo per le aziende, gli stage PCTO, diciamo, PCTO all'estero. E poi in questa azione abbiamo la K122, progetti di mobilità a breve termine. E qui su questo sito, come vi ho detto prima, questo sito è da tenere sempre aperto, sempre da consultare, perché è su questo sito che noi potremo trovare tutte le informazioni che cerchiamo. Quindi vi dicevo K2. Quindi partenariati, di che cosa si tratta? Esistono partenariati di cooperazione KA220 e partenariati su piccola scala 210. Ok? Ora, queste ancora le date
sono un po' più in là, quindi non abbiamo furia per preparare questi moduli di candidatura. Per il momento quello che ci interessa è l'accreditamento. L'accreditamento è il K220, che è il 4 di ottobre, che scade il 4 ottobre, per partenariati su piccola scala. Queste sono le due scadenze prossime. Allora, parliamo quindi delle priorità trasversali che sono da inserire nella nostra candidatura. Sono fondamentali, non si può prescindere da queste priorità. Allora, abbiamo partecipazione. Partecipazione significa partecipare alla vita democratica. Quindi, come vi ho detto, il programma sostiene la cittadinanza attiva, l'apprendimento a lungo termine, promuove lo sviluppo delle competenze sociali e interculturali, il pensiero critico, l'alfabetizzazione ai media. E quindi viene data priorità ai progetti che permettono di partecipare alla vita democratica, di impegnarsi a livello sociale e civile, di sensibilizzare rispetto al contesto europeo, ai valori comuni dell'Unione, ai principi di unità e diversità. Questi sono degli argomenti che sono fondamentali per un progetto Erasmus, per l'accreditamento e per tutti i progetti Erasmus. Poi abbiamo l'inclusione, quindi inclusione, anche questo obiettivo ha un ruolo chiave. L'Erasmus Plus promuove le pari opportunità, la parità di accesso, l'inclusione, la diversità in tutte le sue azioni. Ecco, qui possiamo vedere, sempre dal sito dell'Erasmus Plus.it, inclusione e diversità. Di che cosa si tratta? Se volete scendere più, se volete approfondire, potete fare riferimento a questa pagina, okay? Dove viene spiegata esattamente l'inclusione, di che cosa si tratta. Disabilità fisiche, mentali, problemi di salute, barriere legate ai sistemi di istruzione e formazione come l'abbandono scolastico, prematuro, differenze culturali, per esempio studenti che provengono da contesto migratorio rifugiati. Ostacoli sociali, marginalizzazione, svantaggio economico, discriminazione di genere, età, religione, eccetera, limiti geografici, quindi vivere per esempio in zone remote o rurali. Quindi questa è l'inclusione. Dobbiamo, se abbiamo dei casi nelle nostre scuole di studenti che appartengono a qualcuna di queste categorie, lo dobbiamo sicuramente far presente e considerare. Fra l'altro ci sono anche proprio le linee guida che sono in inglese, se le volete potete anche consultarle, però diciamo che nel sito dell'Erasmus Plus poi sono riassunte, quindi è più facile e più semplice leggere di che cosa si tratta. Andiamo avanti, sempre queste priorità. Abbiamo l'innovazione digitale. Anche questo l'Unione Europea, la Commissione Europea ha proprio redatto un piano d'azione molto importante che intende rafforzare a livello europeo l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione per un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile. Anche qui abbiamo un link. Ecco, questo è il piano d'azione, Digital Education Action Plan, che va proprio, copre, diciamo, lo stesso numero di anni 2021-2027 del nostro accreditamento.
Una volta appunto che si è ottenuto l'accreditamento, questo accreditamento vale per tutti questi anni, non dobbiamo rifare ogni anno la domanda, si fa una volta per tutte, quindi bisogna farla molto bene, con molta attenzione, tenendo conto di tutti questi obiettivi e di queste priorità trasversali. Ecco, qui trovate tutte le informazioni sul piano di digitalizzazione a livello europeo. Se volete prendere qualche spunto da questo, sarà sicuramente interessante, arricchirà sicuramente la vostra domanda per accreditamento. Poi abbiamo la sostenibilità, anche questo è molto importante. Sappiamo il Green Deal europeo, anche questo è un altro piano pensato, scritto dalla Commissione europea proprio per promuovere la crescita, riconoscere la centralità del ruolo svolto dalle scuole, dagli istituti di formazione e dalle università, per sensibilizzare i cittadini europei alle tematiche ambientali. Anche qui abbiamo questo link. Il Green Deal europeo, vedete, sono tutti in italiano, quindi è abbastanza semplice da consultare. Ci sono iniziative, insomma, tutte le informazioni sul Green Deal. Ecco, crescerà il benessere, migliorerà la salute dei cittadini e delle generazioni future offrendo aree e acqua pulite, edifici ristrutturati, alimenti sani, più trasporti pubblici e tutto il resto. E, diciamo, si avvicina moltissimo all'Agenda 2030, di cui sicuramente conoscerete, perché magari già ne avete parlato, avete trattato degli obiettivi nelle vostre lezioni. Ora, scusate, ma non capisco. Sì, di questo abbiamo già parlato, possiamo andare avanti. Simona, Irene, ci sono dei problemi? Va tutto bene? Mi sentite Sì, ti chiaramente? sentiamo Ti benissimo, ti sentiamo, sentiamo Antonio. benissimo. Io È invio, veramente. scusami, invito, Sì, abbi sì, sì. pazienza se prendo l'occasione per dire una cosa. Sì. Invito i nostri amici collegati a fare le domande relative ai contenuti dell'incontro di oggi sul documento Google Doc, perché se le scrivete in chat perdiamo tutti delle informazioni preziose, e non abbiamo tempo neanche di dare delle risposte, diciamo, elaborate, perché i relatori stanno parlando, quindi vi chiediamo la cortesia di fare in questo modo. Annalisa, puoi procedere, scusami. Ok, va bene, figurati, è importante questo che hai detto. Allora, il programma non prevede candidature a livello individuale. Che cosa significa? Cioè, nel passato poteva essere il singolo docente che stilava che si candidava per partecipare a un progetto Erasmus. Adesso non è più possibile, deve essere la scuola. La scuola che considerando i suoi bisogni, decide di partecipare al programma Erasmus per appunto mettere in atto quelle priorità di cui parlavamo prima, quindi inclusione, sostenibilità e tutto il resto. I paesi che fanno parte del programma dove noi possiamo svolgere le nostre mobilità o con cui noi possiamo cooperare, sono i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e sono questi che voi vedete in questa immagine che sono di colore blu. Ma oltre questi ci sono anche dei paesi extra Unione Europea e sono la Repubblica di Macedonia del Nord, la Serbia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia, che sono questi in celeste.
colorati di celeste. Questi non fanno parte dell'Unione Europea, però hanno con l'Unione Europea alcuni accordi per cui è possibile svolgere delle mobilità. Sappiamo che il Regno Unito, da quando c'è stata la Brexit, non fa più parte dell'Unione Europea, quindi non possiamo considerare il Regno Unito, quando, vogliamo svolgere delle mobilità. Non possiamo andare nel Regno Unito. Allora, adesso vi faccio vedere questa slide che ci ha fornito l'Agenzia Nazionale INDIRE proprio qualche giorno fa durante un incontro con gli ambasciatori, in cui ci ha fornito dei dati e ci ha fatto vedere come, per esempio, dal 2020, 2021 e 2022, il numero di candidature ricevute, come vedete, è praticamente raddoppiato dal 2021 al 2022. I progetti finanziati, cioè le scuole accreditate, non sono purtroppo aumentate ugualmente il doppio, sono aumentate senz'altro dal 2021, che erano 275, nel 2022 ci sono state 400, quindi sono aumentate quasi del doppio rispetto all'anno precedente, ma non rispetto alla richiesta di candidatura. Quindi questo perché ci sono due motivi per cui vi faccio vedere questa slide. Il primo è per dirvi che dovete scrivere una candidatura con molta attenzione, che deve essere proprio una candidatura che tiene bisogno dei bisogni della scuola, quindi molto particolare, individuale della scuola. Il motivo per cui non sono potute essere state finanziate tutte queste candidature è perché chiaramente i soldi, il finanziamento che la Commissione europea ha messo a disposizione non è stato così grosso, non è così grosso da poter coprire tutte le richieste. Quindi i finanziamenti sono senz'altro una bella cifra, però non permettono di coprire tutte le richieste. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo essere coscienti che se vogliamo, che il nostro progetto siano finanziati, se vogliamo ottenere l'accreditamento, dobbiamo scrivere un progetto veramente molto, molto bene, con attenzione. Allora, mobilità individuale, come partecipare? Quindi vi ho già detto, accreditamento K120, la scadenza è il 19 ottobre. Bisogna presentare questo piano Erasmus Plan, che poi Irene vi spiegherà meglio, e lei entrerà più nel dettaglio proprio della domanda. Che definisca la strategia a lungo termine della scuola o del consorzio, perché il programma va dal 2021 al 2027, quindi noi siamo ora nel 2023, dobbiamo pensare dal 2023 al 2027 come voglio che la mia scuola si evolva, come voglio che la mia scuola partecipi a queste mobilità, qual è il mio piano, l'Erasmus Plan della mia scuola. E poi abbiamo la call del K121, quello per ottenere proprio il budget, che scadrà a febbraio del 2024, quindi prima dovremo ricevere la risposta positiva per l'accreditamento e poi potremo fare la richiesta del budget. Ma la richiesta del budget, questa è una domanda veramente molto molto semplice. Quello su cui ci dobbiamo concentrare ora è la domanda di accreditamento. Allora, cosa succede se siamo accreditati? Appunto, faremo questa richiesta di budget K121. Se non siamo accreditati, cioè se non abbiamo ottenuto la candidatura,
Comunque possiamo partecipare a un progetto di mobilità di breve termine che corrisponde a KA122. Vedete, tutti i progetti hanno queste sigle. Questo mobilità di breve termine si chiama KA122. Che cosa significa di breve termine? Significa che sicuramente il tempo in cui svolgere queste mobilità sarà più breve rispetto all'accreditamento che vale appunto 7 anni, diciamo, o dal 2023 oramai 4 anni, e anche il numero di mobilità sarà ridotto, quindi sarà possibile partecipare solo con 30 mobilità, mentre se siamo accreditati possiamo partecipare con più mobilità. Inoltre, senza accreditamento, potremo comunque partecipare come membro di un consorzio accreditato, oppure potremo ospitare staff e discenti stranieri. Che cos'è lo staff? Lo staff sono docenti di altre nazioni che vengono da noi come esperti stranieri e si possono trattenere, ora vedremo il tempo. I discenti stranieri sono invece degli studenti o dei laureati che vengono nelle nostre scuole per svolgere delle attività di cooperazione nelle nostre classi, lavoreranno nelle classi insieme con noi. Ecco, questi sono i progetti di breve durata. Come vi dicevo prima, durano da 6 al massimo 18 mesi. Il finanziamento è calcolato sulla base dei costi unitari, quindi più semplice per rendicontare. E le mobilità, anche qui le mobilità saranno di meno. Il livello massimo è di 30 partecipanti. Okay? Quindi se volete, se siete interessati poi per questa opzione, se non ricevete l'accreditamento, potete comunque programmare una candidatura per progetti di breve durata. E comunque la scadenza non è immediata, quindi c'è tempo per pensarci. Allora, come vi dicevo, l'accreditamento una volta ottenuto è valido per tutta la durata del programma. Questo è un po' un riepilogo di quello che vi ho detto. Progetti di mobilità di breve periodo e progetti di partenariato KA2, non è necessario l'accreditamento. Quindi per ora concentriamoci comunque sull'accreditamento, cerchiamo di fare del nostro meglio per ottenere l'accreditamento. Poi se non lo riceviamo vedremo come si può risolvere. Allora, le tipologie, mobilità dello staff, quindi job shadowing, cioè osservazione nelle classi, durante le lezioni di scuole all'estero. Corsi di formazione, quindi i nostri docenti, lo staff amministrativo, il personale ATA potrà andare a svolgere dei corsi di formazione all'estero o potremo anche fare delle attività di insegnamento. Se siamo padroni della lingua nella nazione dove vogliamo andare, potremo sicuramente anche svolgere delle attività di insegnamento. Per quanto riguarda la mobilità degli alunni, invece, gli alunni si potranno muovere in gruppo. Individualmente per un breve periodo, individualmente per un lungo periodo. Potremmo invitare degli esperti, quindi come vi dicevo prima, docenti stranieri, sempre appartenenti però all'Unione Europea, non posso invitare un docente americano, un docente australiano, un docente inglese. Devono sempre far parte dell'Unione Europea. Si potranno svolgere delle visite preparatorie, per esempio c'è la mobilità di gruppo, però io non conosco quella scuola, posso io docente andare a visitarla prima per mettermi d'accordo, per vedere com'è la scuola, come trattano, insomma, i ragazzi con handicap e tutto il resto. Potrò ospitare docenti e i tirocinanti, quello che vi dicevo prima.
Ecco, qui ancora più nello specifico, invitare gli esperti, che sono appunto dei formatori o anche dei docenti che noi abbiamo conosciuto durante dei progetti twinning, e anzi vi invito, ribadisco l'invito di Simona, di iscriversi alla piattaforma ESEP, cioè la piattaforma ai twinning, che fa parte della piattaforma ESEP. Non c'è solo i twinning, ci sono anche altre piattaforme, e perché appunto svolgere un progetto i twinning è molto importante anche per fare amicizia, per avere dei contatti con altre scuole dell'Unione Europea. Dunque, questi invitare esperti, la durata va da 2 a 60 giorni, quindi un esperto può trattenersi nella nostra scuola, scusate, da 2 a 60 giorni. Ospitare gli insegnanti, gli esperti possono stare da 10 a 365 giorni, o gli educatori, ok? L'istituto ospitante riceverà 100 euro ad ospite per la relazione dell'attività, mentre il partecipante riceverà il contributo per il viaggio e il soggiorno dalla sua organizzazione di invio. Questo si riferisce agli educatori, ai tirocinanti, ok? Agli studenti che sono agli ultimi anni dei corsi di studi universitari o si sono appena laureati. Poi abbiamo le visite preparatorie, queste e lo job shadowing, queste si possono svolgere da 2 a 60 giorni. E poi abbiamo i corsi strutturati, cioè i corsi di formazione nei paesi stranieri, che possono durare anche questi da 2 a 30 giorni. Ecco, oltre alla mobilità fisica, si possono svolgere anche delle mobilità virtuali. Questa possibilità è stata introdotta durante il periodo della pandemia, perché, come sapete, le mobilità non era più possibile spostarsi, viaggiare, e quindi il programma Erasmus ha pensato che si potessero anche attivare dei corsi online, virtuali, o delle attività tra studenti, fra scuole appartenenti all'Unione Europea online. Ma ora che siamo tornati, diciamo, alla normalità, fra virgolette, è possibile viaggiare, insomma, quindi approfittiamo di questo. Allora, per quanto riguarda la mobilità di gruppo, almeno due alunni. Il gruppo si intende formato da almeno due alunni, e il gruppo deve, sottolineo, deve essere accompagnato da un docente o da due docenti, quello poi lo decide la scuola, per tutta la durata dell'attività. Per quanto riguarda invece la mobilità individuale, di breve termine, la brevità parte da 10 giorni a 29 giorni, e qui non c'è bisogno di essere accompagnati dai docenti. Quella di lungo termine va da un mese a un anno, anche qui non c'è bisogno dell'accompagnatore, del docente. Gli studenti partono da soli, vanno a studiare in una scuola. Qui stiamo parlando sempre di scuole, di accreditamento per la scuola. Se volete partecipare poi all'accreditamento per gli all'estero, per il BET, quindi scuole tecniche professionali, svolgere tirocini presso un'organizzazione, un'azienda estera, quello allora è accreditamento VET, si chiama in un altro modo. Allora, questi sono i principi di cui già vi ho parlato prima: inclusione, digitale, sostenibilità, partecipazione, ma ci sono anche degli altri principi che i valutatori delle nostre domande di candidatura tengono in considerazione, e cioè la buona gestione, la titolarità e la condivisione. Che cosa significa buona gestione? Significa che i progetti devono essere gestiti dalla scuola.
magari nella scuola si forma una commissione che si occupa, formata da più docenti, che si occupa di gestire il progetto dall'inizio alla fine e viene sconsigliato al massimo la partecipazione delle organizzazioni di supporto, cioè quelle agenzie che ci scrivono il progetto. Questo proprio, ragazzi, è meglio non pensarci perché i valutatori hanno dei software che riescono a individuare se quel progetto è stato scritto dalla scuola, quindi tenendo conto dei bisogni della scuola, o se è stato scritto da un'agenzia che magari li scrive tutti uguali, no? Cambiando piccole cose, cambiando magari il titolo o il nome della scuola e poi sono tutti fatti uguali. Quindi la scuola deve mantenere la titolarità e deve gestire il progetto. Il dirigente scolastico è il responsabile del progetto, ma il progetto deve essere condiviso con tutti i docenti della scuola. Quindi nel momento in cui viene approvata la candidatura, viene approvata, otteniamo l'accreditamento, tutta la scuola deve essere a conoscenza di questo e quindi sapere che potrà partecipare alle mobilità. Quindi le organizzazioni di supporto, le agenzie, diciamo, che scrivono i progetti, i progetti fici, se si chiamano, potranno essere adoperati solo se apportano un valore aggiunto per il supporto organizzativo, ma non per la scrittura della candidatura o per l'organizzazione all'interno della scuola. Quindi una cosa molto importante è l'originalità dei contenuti. I contenuti della nostra candidatura devono essere originali, cioè devono essere propri della nostra scuola. Questo significa qualità. Quindi passiamo a questi altri principi, principi di qualità. La qualità è fondamentale e il supporto ai partecipanti. Quindi se la scuola riesce a fornire nella sua candidatura specifica come i partecipanti alle mobilità saranno supportati, senza dubbio otterremo una buona valutazione della nostra candidatura. Allora, per quanto riguarda invece i K2, abbiamo i partenariati su piccola scala e partenariati di cooperazione. Ora, i partenariati su piccola scala sono quei partenariati più semplici, diciamo, sia nel tempo che nella durata e sia nel budget. Viene dato un budget dai 30.000 ai 60.000 euro, quindi un budget più piccolo, però e sono proprio dedicati a quelle scuole che magari newcomers, no? Quelli che non hanno mai fatto progetti, vogliono provare e quindi viene consigliato questo partenariati su piccola scala. Invece i partenariati di cooperazione sono dei partenariati più impegnativi, consideriamo dei budget per esempio di 400.000 euro, quindi insomma è un impegno, ci vuole un impegno molto grosso da parte della scuola e una buona conoscenza del programma, delle mobilità e anche il contenuto, l'argomento del progetto deve essere molto sostanziale e sostanzioso. Allora, qui ci sono questi link, 4 ottobre. Abbiamo la scadenza su piccola scala, quindi se qualcuno vuole partecipare, troviamo sempre le priorità di cui vi ho parlato prima, almeno due scuole,
il partenariato deve essere composto da almeno due scuole, la durata va da 6 a 24 mesi e come vi ho detto il finanziamento può variare da 30 a 60 mila euro. Siamo noi che decidiamo di quanto abbiamo bisogno e scriveremo nella candidatura, ok? Naturalmente è sempre meglio scrivere 60 mila euro piuttosto che 30 mila, poi non ce la facciamo, abbiamo bisogno di più soldi. Il secondo round, appunto, è il 4 ottobre 2023 alle ore 12. Questo è il secondo round perché il primo era il 22 marzo. Quindi, se volete proporre questa tipologia partenariato su piccola scala alla vostra scuola, sappiate che la candidatura va scritta entro il 4 ottobre. I partenariati per la cooperazione, invece, come vi ho detto, sono più impegnativi, sono dei partenariati più grossi, insomma, è tutto almeno tre scuole devono partecipare. La durata va da 12 a 36 mesi, quindi, come vedete, è più impegnativo e il finanziamento può variare da un minimo di 120 mila a un massimo di 400 mila euro. Quindi è tutto più impegnativo e, insomma, consiglio chi comincia che è bene provare prima con un partenariato su piccola scala. Poi abbiamo le piattaforme di cui vi parlavo prima, i Twinning, School Education Gateway e EPALE, che fanno tutte parte di ESEP, sono state riunite in questa unica grande piattaforma che si chiama ESEP. Allora, School Education Gateway è una piattaforma molto importante da visitare per cercare le scuole di formazione all'estero. Ecco, qui in questa piattaforma, una volta accreditati, una volta ottenuto l'accreditamento e il budget, quindi K120 e K121, allora ci potremo rivolgere a questa piattaforma per trovare i corsi di formazione, le scuole che forniscono corsi di formazione all'estero. Comunque, anche qui vi ho messo un link, il materiale per gli Info Day. Se avete bisogno di ulteriore informazione sul sito erasmusplus.it, troverete le registrazioni svolte per l'altra call su K122, K220 e 210. Ecco, questi potrete trovare qui. Potete guardarvi i video e guardarvi le slide e avere tutte le altre piattaforme. E anche qui potrete vedere altri progetti, potrete cercare partner e documentazione in eTwinning. Nella piattaforma europea dei progetti dei risultati, dove ci sono progetti già realizzati da cui poter trarre spunto, e poi appunto ESEP, che è quella che riunisce tutte quante. Insomma, qui ci sono poi tutte le altre informazioni su come e anche la guida per gli esperti valutatori, quindi qui potete vedere quali sono i criteri di valutazione, perché è ovvio, è importante conoscere quali sono i criteri di valutazione da tenere presente quando si scrive il nostro progetto. Quindi, tornando, abbiamo sempre le priorità orizzontali e le priorità della scuola, proprio della scuola. Qui vediamo qual è il sito per esempi di buone pratiche a cui si può andare e cercare le buone pratiche, cioè progetti già svolti che possiamo consultare e da cui possiamo trarre spunto. Ecco,
Questo è un consiglio, scrivere la candidatura in modo razionale, leggendo bene le domande, le indicazioni specifiche sotto ogni domanda, coprire tutti i punti richiesti. Questa è la web form, cioè dove dovrete andare per scrivere la domanda. Allora, le domande sono in inglese, come vedete il sito è in inglese perché ovviamente è rivolto a tutta l'Unione Europea, ma noi possiamo compilare la nostra domanda in italiano perché sarà valutata da valutatori italiani. E questa, insomma, è una bella semplificazione per noi, no? Allora, abbiamo K120 ADU, che sarebbe adulti, quindi EPALE per quelli già adulti. Poi abbiamo K120 scuola, quella di cui vi ho parlato finora, e poi abbiamo K120 VET, che è appunto per gli istituti tecnici, gli istituti professionali o comunque anche per i licei che però vogliono andare a fare svolgere ai loro studenti attività di stage all'estero. E poi abbiamo il K122, sempre con questa divisione adulti, scuola e VET. Ok? E qui ci sono, vedete, le date di scadenza, 4 ottobre, mentre qui abbiamo 19 ottobre per l'accreditamento. Ok, io ho terminato la mia parte e ora se ci sono domande. Allora, dunque, penso che tu mi senta, vero? Perché ho riattivato il Sì, ti microfono. sento. Ok, Sì. allora, io direi che le domande ci sono, io via via ho risposto ad alcune questioni, però le domande ci sono e sono diverse. Quindi se tu vuoi, preferisci che visualizzi io il foglio o lo vuoi visualizzare No, tu? Lo visualizzo io. lo sto vedendo, lo vedete anche voi, no? Vedete il mio Dunque, schermo? aspetta, sì, il tuo schermo lo vediamo, quindi sì, vediamo anche le domande, è inutile che le visualizzi io. No, sì. Sì, se tu Allora. vuoi scorrere qualcuna delle domande, le domande sono parecchie e nel frattempo Sì, io allora. inviterei Irene a preparare. Sì, allora io comincio e poi mi fermo a metà e continuo magari Irene, facciamo un po'. Sì, va bene. Ok. Ok. Allora, scadenza A122, progetto breve senza accreditamento. Possiamo fare in contemporanea a ottobre sia la domanda per accreditamento che per il progetto breve? Dunque, il progetto breve, io direi di no. Cioè, è meglio focalizzarsi su una cosa sola, perché vi assicuro che se non siete accreditati e vi volete accreditare, la domanda per l'accreditamento è una domanda abbastanza impegnativa, complessa. Quindi, prima di tutto, fate quella per l'accreditamento, cioè spendete le vostre energie per la domanda all'accreditamento. Quando poi non avrete l'accreditamento, allora potrete fare la domanda per il K122. Però fare tutte e due, bisogna avere anche le risorse, le energie poi per tenerli in piedi questi progetti. Mettiamo il caso che vi danno l'accreditamento e poi vi danno anche il 122. Cioè, come fate? Cioè, è molto impegnativo, vi assicuro che il progetto per accreditamento ci vogliono molte risorse, molte energie nella scuola. Quindi se siete, che ne so, 20 persone che vi occupate, 20 docenti nella vostra scuola, vi occupate di questo, allora lo potete anche fare. Ma se siete in 4 o in 5, assolutamente no, non avete proprio le forze per farlo. Di fatto, Allora, quindi Annalisa, posso. il programma lo consente, però tu lo sconsigli in quanto appunto per i motivi che hai spiegato, Sì, ok? Sì, esatto, no. posso aggiungere un'informazione a tal Sì, riguardo. sì. In realtà il K122 dovreste, se voi decidete ora di fare la domanda per l'accreditamento, come giustamente dice Annalisa, concentratevi sull'accreditamento. La domanda viene fatta entro il 19, le risposte di solito arrivano verso febbraio, inizi di marzo.
A quel punto, se non doveste avere l'accreditamento, avete, l'agenzia fa sempre in modo che ci sia un po' di tempo per permettere a quelle scuole che non hanno ottenuto l'accreditamento di poter fare a quel punto la domanda KA 122. Quindi in quel caso però dovreste aver già un pochino avuto delle idee da inserire nel KA 122, però come confermo quello che ha detto Annalisa, tenetele su due binari paralleli, ma non li fate non in contemporanea, ecco, questo sicuramente, perché è veramente un lavoro grande in mano e rischiate poi di confondere e non riuscire a portare a termine nell'uno nell'altro. Sì, infatti. Allora, se una scuola estera vuole partecipare con noi, può essere inserita nel KA 120. Il KA 120 è solo accreditamento, ok? Quindi ora Irene vi farà vedere esattamente nello specifico di che cosa si tratta. E quindi vi renderete conto che in questo momento non dovete inserire niente, dovete solo stabilire quali sono gli obiettivi della vostra scuola per ottenere l'accreditamento. Ecco qui per esempio la stessa risposta: nel KA 120 vanno indicate altre scuole o enti interessati oppure rappresentata come individuali. Allora, nel 120 è solo la scuola che si propone per attivare, per rendere possibile delle mobilità. In questo momento, nella domanda KA 120, non è necessario fare riferimento a nessun corso, a nessun ente, a nessun'altra scuola. Bisogna solo parlare di se stessi, diciamo, della scuola che presenta la domanda. Se pensiamo di procedere allo svolgimento di un'attività con una scuola straniera basata per esempio sulla realizzazione di questa deve essere svolta in un'unica volta o può ripetersi per più anni al fine di permettere a più gruppi di studenti di lavorare sempre sulla stessa esperienza con la stessa scuola. Questo poi lo decidete dopo. Se ora, cioè, se state parlando un'attività con una scuola straniera. Ecco, di che cosa volete parlare? Di un partenariato o della mobilità? Perché sono due cose diverse. Se volete fare un partenariato, allora, come vi ho fatto vedere, i partenariati hanno una durata precisa, che può variare a seconda del partenariato che voi fate. Ok? Quello su piccola scala ha una durata di, allora un attimo, ha una durata da 6 a 24 mesi. Ok? Quindi da 6 a 24 mesi voi lavorate con una scuola straniera. La volta quando terminano questi 4 mesi, questi 2 anni, potete rifare di nuovo la domanda e lavorare sempre con la stessa scuola straniera se volete continuare. Se invece fate una mobilità, quindi tutte le mobilità rientrano nel KA1, tutte le mobilità, nel partenariato le mobilità non sono indispensabili, possono anche non esserci. Le mobilità ci sono se sono funzionali allo svolgimento di quell'argomento, altrimenti possono anche non esserci, non sono necessarie. Quindi le mobilità KA1, in questo caso KA 120, accreditamento. In questo momento dell'accreditamento non avete bisogno di fare riferimento a nessuna scuola straniera o a nessun ente. Per ottenere l'accreditamento, cosa ci consigliate sia più proficuo? Lavorare più obiettivi? Ecco, ora questo poi ve lo farà vedere Irene. Vi risponderà Irene quando vi parlerà nella sua parte. La domanda KA 120 può essere compilata in italiano? Esatto, vi ho detto che si può fare in italiano. Meglio farla solo in italiano, a meno che non siete madrelingua inglese. Perché se sbagliate a scrivere in inglese, insomma, si può anche capire male, quindi è meglio scrivere in italiano.
Sì, Annalisa, mi permetto di aggiungere una cosa riguardo a questo. Direi che la scelta è quella di scriverla in italiano, almeno che non siano madrelingua, perché poi, essendo valutate da valutatori italiani, ovviamente questo è più facile per noi. Se scrivete un inglese perfetto, ripeto, madrelingua, allora ok, altrimenti se usate una lingua che padroneggiate, ma non diciamo a livelli di un madrelingua, è meglio utilizzare la lingua madre nostra per evitare appunto che poi ci siano degli elementi che non riescono a passare utilizzando una lingua appunto che non è la vostra. Quindi la candidatura è in inglese, ma voi, e non è un'altra cosa che a volte mi viene chiesto, ma se si scrive in inglese sembra quasi che sia un valore aggiunto, no, alla candidatura. Invece in questo caso assolutamente no. Usate la lingua che maggiormente è adatta ad esprimere quelli che sono appunto i bisogni e quindi il profilo della vostra scuola, e quindi in questo caso direi l'italiano. Scusami Annalisa se mi sono permessa No, di no, interrompere. no, figurati. Allora, qui c'è qualcuno che ha scritto: vorrei alcuni consigli per la compilazione della domanda per i partenariati su scala ridotta, dato che i tempi sono piuttosto stretti. Allora, innanzitutto bisognerebbe già, visto che siamo al 18 di settembre, bisognerebbe già aver trovato la scuola o le scuole con cui svolgere il partenariato, perché se dovete cercare ora le scuole non ce la fate a scrivere la candidatura. E poi un'altra cosa importante, andare sul sito erasmusplus.it che vi ho fatto vedere prima, e ci sono sia le priorità orizzontali di cui abbiamo già parlato, sia le priorità per il settore dell'istruzione scolastica. Quindi scegliere un tema, per esempio, fra questi temi che sono contrastare lo svantaggio, l'abbandono nell'apprendimento, l'abbandono scolastico, il basso livello delle competenze di base. Sviluppare competenze chiave, promuovere le discipline STEM, sviluppare sistemi di educazione per la prima infanzia di qualità. Insomma, i temi possono essere tantissimi. È chiaro che dovete prima prendere accordi con la scuola o con le scuole con cui volete svolgere il partenariato. Dopodiché, compilate la domanda rispondendo a tutti i quesiti del modulo. È chiaro che dovete lavorare in accordo con le altre scuole che faranno parte del partenariato. Vi ho detto, su piccola scala, almeno due scuole di paesi dell'Unione Europea. E il finanziamento, vi ho detto, può andare da 30.000 a 60.000. Quindi, se non avete già preso accordi, insomma, è un po' più difficile. Certo, dovete trovare le scuole, quindi bisogna vedere se già avete dei contatti o se ancora dovete apprendere contatti, e lì vi serve la piattaforma ESEP per trovare altre scuole. Se si ha già un accreditamento scuola, certo, ci si può candidare per il VET avendo già quello della scuola, senz'altro. Ricordatevi però che ci vogliono sempre energie e forze per gestire questi due accreditamenti che sono abbastanza impegnativi, ma si può fare senz'altro. Mi può spiegare meglio di che si tratta l'accreditamento? Lo stiamo spiegando, lo stiamo dicendo ora che cos'è l'accreditamento, e ora Irene ve ne parlerà ancora più nel dettaglio. È possibile fare richiesta di accreditamento per un anno e essere poi partenariato l'anno successivo? Certo. Sì, senza dubbio, non ci sono problemi. È possibile farsi aiutare da qualcuno? No, assolutamente no. Già ve l'ho detto, ve lo ripeto, ve lo dirà anche Irene. Assolutamente l'accreditamento lo deve scrivere la scuola, perché solo la scuola sa di che cosa ha bisogno. La mia scuola è accreditata all'azione K120 per ottenere un finanziamento. La scadenza è il 23 Sì. febbraio 2024, certo, sì, il budget, sì. L'anno scorso la nostra scuola ha approvato l'accreditamento, ma non è riuscita a ottenerlo.
Purtroppo non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale, questo non è possibile e non sappiamo come migliorare la nostra strategia. Evidentemente, cioè, le risposte arrivano sempre all'indirizzo istituzionale, al dirigente. Ed arrivano per PEC sempre, quindi è Arrivano impossibile per PEC, che sì, non siano arrivate al perché, dirigente che è il esatto, responsabile. Ecco, vai, vai Irene. anche perché cioè l'agenzia nel momento in cui manda la risposta ha subito un feedback se la risposta è arrivata o non è arrivata, quindi sicuramente la risposta è stata, la valutazione è stata inviata e dovete magari cercare tramite la segreteria di recuperarla. Tra l'altro è molto importante che voi la recuperiate, anche questo è un consiglio che do. Chi ha provato a fare un accreditamento e per vari motivi non è riuscito a raggiungere la soglia del 70 sui 100, è importante che abbia il feedback perché i valutatori danno una valutazione su ogni indicatore, spiegando attentamente in maniera precisa cos'è che non ha fatto in modo che quella candidatura avesse un punteggio necessario per andare avanti. Quindi, se volete ripresentarla, vi consiglio di cercare nei meandri della posta elettronica, però è certificata, quindi la dovete trovare, e di lavorare proprio sul feedback dei valutatori riguardo alla vostra candidatura per poi migliorare, integrare, eventualmente semplificare o arricchire quello che avete scritto l'anno scorso. Scusate, mi inserisco semplicemente per ricordare a tutti che la risposta che, come hanno specificato già le nostre colleghe, arriva via PEC, quindi su posta certificata e quindi indirizzo della scuola. L'agenzia Erasmus su queste questioni formali non corrisponde con noi come individuali docenti o come anche coordinatori di progetto ed è comunque l'agenzia Erasmus che vi scrive, Erasmus Indire, perché si sta parlando, se si sta parlando di accreditamenti scuola. Quindi diciamo che potrebbe essere che potrebbe anche succedere che sia sfuggita perché siamo esseri umani e quindi se così fosse, naturalmente prima accertatevene, come diceva Irene, accertatevi scavando in tutte le caselle di posta PEC della vostra scuola, quelle chiaramente la principale posta PEC della scuola, che non ci sia. Qualora non aveste ricevuto, contattate l'agenzia Erasmus sul sito Erasmus Plus Indire, avete tutti gli indirizzi che tutte le persone di riferimento che si occupano dei vari settori e nei vari ruoli. Ci sono anche dei numeri di telefono. Contattate direttamente loro perché sono loro che poi vi possono dare l'ultima risposta e capire e potete eventualmente capire se per caso fosse e vi aiutano anche, ve la inviano, capito? Quindi loro Certo. sono sempre molto molto pieni di cose. L'altro giorno abbiamo fatto una riunione, ci hanno detto che sono veramente gravatissimi e sono in pochissime persone a valutare i progetti, a valutare le richieste di accreditamento, eccetera. Però chiaramente se voi interagite con loro, loro vi rispondono. Ecco, queste sono cose importanti e confermo, è fondamentale avere la scheda di valutazione per capire cosa posso migliorare e dove posso migliorare. Come diceva del resto anche la collega o il collega nella domanda. Come facciamo a capire dove migliorare l'aspetto dell'internazionalizzazione? Certo che da soli è difficile capirlo, no? Quindi avete ragione, assolutamente. Ok, rispondo a quest'altra domanda. Dove si trova il modulo di accreditamento? Il modulo di accreditamento lo potete trovare sempre sul sito erasmusplus.it, nel web form, quello che vi ho fatto vedere prima e che vi farà vedere anche Irene. Ora rispondo all'ultima domanda e poi magari passiamo a Irene e poi continueremo a rispondere alle domande dopo. Volevo rispondere a questa domanda sulla rendicontazione. Allora, la rendicontazione è una cosa molto importante. Anche molto complessa, ma la rendicontazione ci vorrebbe un webinar a parte perché è veramente molto complessa. Poi magari ci organizziamo con l'USR, con Simona, che è la nostra referente pedagogica, e pensiamo un webinar solo sulla rendicontazione. Se avete svolto una mobilità, a ottobre non dovete presentare la documentazione. Non si presentano le documentazioni. C'è un sito, c'è un sito, una piattaforma, il Beneficiary Module, in cui si scrive tutto e poi che l'agenzia
nazionale può controllare quando vuole. E poi al termine del progetto bisogna controllare che sia tutto in ordine, ma questo è un discorso molto grosso e impegnativo, per cui lo faremo in un altro momento. Ora, io, se siete d'accordo, penserei che forse è meglio far partire Irene, altrimenti poi usciamo fuori dai Sì, tempi. magari rispondiamo dopo alcune domande che sono rimaste in sospeso. Certo, man mano che... Allora, un attimo, perché ora io devo tornare. Intanto devo interrompere. Volete che io passi la palla ad Irene o vuoi Esatto, continuare tu? grazie, Per... sì. Grazie Sì. Simona. Fai tu, fai tu. Certo. Ok, Ok. Allora, perché sennò... grazie. Se non Dunque. diventa il tempo è un po' stretto. Sì, arrivo. Irene, tu hai il ruolo relatore adesso, quindi puoi... Mi Ok. sembra che tu ci sia. Vedete già il mio schermo? Sì, lo vediamo. Ok, Vediamo la allora. Perfetto, copertina della tua presentazione. benissimo. Io mi aggancio proprio alle ultime cose che ha detto Annalisa e anche ad alcune delle domande che sono state fatte per cercare un pochino di chiarire l'idea. Innanzitutto mi sembra che ci sia un pochino di confusione, no? Quando abbiamo delle classi eterogenee di vari livelli, quindi mi sembra che ci siano dei partecipanti a un livello avanzato che sanno già tantissimo, alcuni che sono invece a un livello base. Quindi cercherò di darvi delle indicazioni in maniera tale da poter andare incontro alle esigenze di tutti. Allora, noi appunto abbiamo deciso, Annalisa ha fatto questa panoramica su tutte le azioni che ci sono nell'Erasmus, su quelle appunto che abbiamo appena visto. Io mi concentro e vorrei darvi alcune informazioni pratiche, tecniche, sulla compilazione di questa application, di questo web form, che è appunto il CAC 120, queste tre lettere, SCH vuol dire scuola. Come ha detto prima Annalisa, c'è poi anche il CAC 120 VET, che riguarda la formazione professionale, quella appunto che si dice work-based. Questo invece riguarda un tipo di formazione, di mobilità, che ha invece un carattere appunto più formativo in senso generale, non legato all'aspetto professionale. Sono quindi due candidature diverse. Qualcuno ha scritto: noi abbiamo già il CAC 120 scuola, possiamo fare il CAC A120 VET? Sì, lo potete fare, però questo che vi sto dicendo ora riguarda in maniera specifica questa candidatura, anche se alcune cose poi sono simili e sono in parallelo. Allora, la prima cosa importante che voi dovete sapere prima di cominciare a scrivere è come è formata la candidatura nel suo complesso. Non guardare ogni sezione divisa dalle altre. E perché vi dico questo? Vi dico questo perché il modulo di candidatura per l'accreditamento, qui apro una piccola parentesi, che cosa vuol dire accreditamento? L'ha detto Annalisa. Lo ripeto velocemente, l'accreditamento, diciamo, è una possibilità, una modalità che l'Erasmus dà alle scuole per avere la possibilità di accedere ad un programma di mobilità a lungo termine. Quindi nell'accreditamento tutto è basato sulla mobilità e quando appunto diciamo mobilità, che cosa vuol dire? Vuol dire spostamento di staff e docenti. A lungo termine, questo lo differenzia appunto da quello che aveva detto prima Annalisa, dai progetti di mobilità a breve termine, perché questa azione ha una durata iniziata nel 2021, ma che prosegue fino al 2027. Che cosa vuol dire? Questo è una cosa molto importante per le scuole, perché la scuola che decide di presentare una domanda di accreditamento, la domanda viene accettata, questa domanda, una volta che è stata accettata, cioè l'accreditamento, va automaticamente, si rinnova, diciamo così, non è proprio così automatico perché poi vengono fatti dei controlli
ovviamente di qualità, però fino al 2027 la vostra scuola ha l'accreditamento. Quindi questo vuol dire che voi ogni anno non dovete rimettervi come ora a cercare obiettivi, attività, dovete semplicemente, tra virgolette, semplicemente trasformare in azione, in attività pratica quello che avete scritto nella candidatura. Quindi accreditarsi vuol dire avere la possibilità di strutturare un percorso di mobilità a lungo termine. Mobilità perché l'Unione Europea e Erasmus investe tanto in mobilità, come abbiamo visto prima, una bella quantità di budget concentrato sulle mobilità, perché dare la possibilità allo staff, ai nostri studenti di muoversi, vuol dire investire sulla cittadinanza attiva. E quindi questo è un programma molto importante, che è un pochino il cuore, il centro di tutte le azioni Erasmus. Allora, ritorno alla candidatura. Come vi dicevo prima, la candidatura è sostanzialmente formata da due parti. C'è la prima parte, questa che è di rosso, che è il background, e poi c'è questa parte corposissima, la parte centrale, che è l'Erasmus Plan, che a sua volta poi si divide in obiettivi, attività e gestione. Allora, la prima parte, quella del background, voi entrate nella candidatura, poi ve lo faccio vedere, inserite alcune informazioni di carattere tecnico sul nome della scuola, l'OID. Io a questo punto parto dal presupposto che tutti abbiate già più o meno fatto quelle operazioni preliminari che vi permettono di accedere alla web form, come vi ha fatto vedere prima Annalisa. È una web form alla quale potete accedere attraverso un login che potete creare con una vostra mail di riferimento, e poi entrate dentro la candidatura. Per poter riempire però questa candidatura, anche qui parto dal presupposto che magari non tutti lo sappiano, è necessario avere questo, prima si chiamava, aveva un nome diverso, ora si chiama OID, che praticamente è un identificativo del vostro istituto. Questo, se non lo avete, dovete fare la registrazione velocemente, perché il tempo è pochissimo, con la vostra scuola, con il vostro dirigente o con la vostra DSGA, perché prevede una serie di passaggi che vi permettono poi di accedere all'accreditamento. Partendo dal presupposto, queste operazioni, diciamo, di carattere tecnico, voi abbiate già fatto, mi premeva più darvi delle informazioni di carattere contenutistico, di contenuto e di stile, contenuto in senso generale, perché poi ovviamente ognuno deve personalizzare. Questa prima parte del background, forse la parte che spesso viene un pochino sottovalutata, scusatemi, perché è dove voi vi presentate. Però non è un semplice presentarvi, quindi vi chiede chi siete, che tipologia di scuola, le attività che fate, come siete organizzate, la struttura, il profilo dei vostri studenti. È una parte importantissima, perché non è solo un presentarsi, come potrebbe magari essere la parte del TOEFL che tutti i nostri istituti hanno. Ok, ci si presenta, però ci si presenta nell'ottica di far capire a chi vi leggerà, quindi i valutatori, il motivo per cui vi state candidando. Quindi tutto quello che scrivete deve avere sempre un riferimento alle motivazioni che stanno dietro la candidatura, che stanno dietro l'accreditamento, un accreditamento a lungo termine sull'internazionalizzazione. Quindi tutto quello che viene fuori da questa prima parte del background vi deve definire e vi deve identificare in quest'ottica, ok? Poi c'è la parte degli obiettivi, quindi questo è un po' la progettazione che si fa in tutti i tipi di progetti, ok? Quindi la presentazione, gli obiettivi, che cosa, perché noi vogliamo fare questo tipo di progetti. Una volta individuato gli obiettivi, ovviamente le attività, come noi, in che modo arriveremo a questi obiettivi. E qui, quando si intende attività, si intendono le mobilità. È questo che poi lo differenzia dai partenariati, no? I partenariati prevedono delle attività su degli scambi di buone pratiche, delle tematiche. Anche qui ci sono le tematiche, però le tematiche poi sono concretizzate attraverso le mobilità. E poi c'è la parte appunto della gestione, c'è degli standard di qualità. Quindi, come diceva prima Annalisa, li aveva fatti già un pochino vedere, in che modo la scuola lavorerà in maniera tale da fare in modo che questi standard vengano
rispettati. Guardate bene che nel modulo, quando voi entrerete, l'avete già visto che ha già provato a lavorarci, ci sono già questi standard di qualità. Cioè loro vi dicono già quali sono gli standard che voi dovrete rispettare. Che cosa dovete fare poi voi quando scrivete? Dovete spiegare in che modo ogni istituto attuerà i propri percorsi perché questi standard di qualità vengano rispettati. Qui torno di nuovo a questo modulo, un pochino a questa slide, scusate, simile alla prima, però per dirvi una cosa che è molto importante, le parti della candidatura sono tutte correlate, quindi è vero che ci sono delle divisioni proprio anche grafiche, però è importante che tutto quello che voi andrete a scrivere abbia un carattere circolare, perché la parte centrale, la parte iniziale, quella appunto che vi dicevo prima delle informazioni generali, poi la ritrovate anche nella parte finale, perché come vi siete presentati i bisogni, le caratteristiche del vostro istituto, poi alla fine verranno riprese anche nella gestione, cioè in che modo poi voi andrete a disseminare queste attività che avete fatto in maniera tale che questa parte iniziale, cioè che il vostro profilo ne risulti poi ovviamente abbia avuto un valore aggiunto da queste esperienze. Quindi tenetelo sempre, un consiglio che vi do, leggetela tutta la candidatura, ok? O leggetela una sezione, poi andate a quella successiva, cioè alla parte dell'informazione generale, poi gli obiettivi, ma quando andate agli obiettivi dovete sempre far riferimento a quello che è stato detto precedentemente, ok? Quindi si parla spesso di Erasmus Plan. Che cos'è l'Erasmus Plan? È la parte centrale della vostra candidatura ed è la parte che contiene gli obiettivi, le attività, gli standard di qualità e la gestione. Quindi è praticamente la parte attraverso la quale voi, in base alle scelte che farete, dimostrerete che il percorso che avete scelto è in grado di favorire l'internazionalizzazione. Questo è importantissimo, questa è la finalità ultima che voi avete, cioè il vostro obiettivo, ovviamente, se aderite ad un'azione europea, un'azione appunto legata all'Erasmus, è di aumentare il valore legato all'internazionalizzazione e quindi di fare in modo che tutto quello che promuove competenze e quindi l'empowerment delle competenze del vostro staff e degli alunni sia all'interno di questo concetto. Allora, ora io ho fatto una selezione di alcune parti della web form, ok? È una web form, come diceva prima Annalisa, che cosa vuol dire che è una web form? Che è una candidatura online, ok? Voi lavorate su questa candidatura, si salva in automatico e quindi ovviamente essendo un lavoro lungo che dura anche un tempo di notevole, ogni volta che voi lavorate sulla candidatura si salva in automatico. Una buona, a volte ci lavorate in più mani, ovviamente, perché poi la candidatura non può essere scritta da un'unica persona. Un consiglio che vi do, lo diceva anche prima Annalisa, se più persone lavorano alla candidatura, è bene che un'unica persona con il suo login acceda alla web form e che ci lavori in maniera tale da non fare troppa confusione, perché all'interno della candidatura è possibile anche scegliere l'opzione sharing, cioè che potete dividerla, però condividerla. Però la cosa migliore secondo me è fare un modulo Google condiviso dove ci potete lavorare in più persone fuori dalla candidatura e poi alla fine riportare tutto all'interno della web form, perché altrimenti possono esserci delle problematiche. Allora, questa è la prima parte, come vi dicevo prima, ok? Il background. Vi si presenta più o meno in questo modo, vi chiede, vedete, questa, come vi dicevo prima, tutto è scritto in inglese, però poi voi andate a scrivere le vostre risposte in italiano o se siete appunto in grado di padroneggiare la lingua inglese anche in inglese. Questo è importante, questo l'ho evidenziato, cioè le persone, cioè i valutatori che andranno a leggere la vostra candidatura devono essere in grado di evincere tutto quello che vi riguarda leggendo la candidatura. Quindi che cosa vuol dire questo? Dovete fare particolarmente attenzione a scegliere parole, aggettivi, costrutti sintattici, anche perché avete
perché questa è un'altra cosa che a volte non si prende in considerazione. Nella web form avete un numero di caratteri massimi che potete rispettare, oltre i quali vi taglia la candidatura. Quindi anche questo è un vantaggio perché ci permette di essere concisi, però allo stesso tempo bisogna scegliere bene le parole. E quindi in 1000 caratteri dovete, ad esempio, presentare il vostro profilo. Quindi è per questo che vi dicevo che è importante fare attenzione proprio a come si scelgono i termini. La parte qua in fondo, questo dove ho il mio cursore, secondo me è una delle parti più importanti, che a volte viene un po' sottovalutata, ma se scrivete bene questa avete già fatto, non dico metà del lavoro, ma avete già messo delle buone basi, cioè vi chiede di individuare quelli che sono i vostri needs and challenges, cioè i bisogni e le sfide. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa candidatura deve essere una candidatura che racconta quello di cui voi avete bisogno, quelli che sono i vostri bisogni interni all'istituto, non parole astratte, e quindi dovete, per questo motivo che è importante che questo lavoro sulla rilevazione dei bisogni sia un lavoro fatto a livello di team, a livello di gruppo, perché altrimenti è un lavoro che non si va a innescare su quelli che sono effettivamente i bisogni della vostra scuola. Altra cosa, voi scrivete quali sono i vostri bisogni, e anche quest'altra parola che secondo me è importante, cioè secondo me, secondo appunto la filosofia Erasmus, cioè i bisogni e le sfide. Le sfide che cosa vuol dire? Vuol dire alzare un pochino anche l'asticella del nostro percorso di formazione, e quindi porsi in base, ovviamente partendo ovviamente dal riferimento, anche delle sfide che vogliamo raggiungere e che ci permettono di proiettarci in questa area dell'internazionalizzazione. Questo è importantissimo. Dice, ma come si fa a sapere quali sono i nostri bisogni e le nostre sfide? I bisogni, qui è importante fare riferimento a quello che è la vostra realtà. Quindi è qui che magari dovete lavorare, o forse ci avete già lavorato, su quelli che sono i documenti identificativi dell'istituto, quindi il TOF, ma forse più che il TOF il piano di miglioramento, il RAV, oppure mi viene in mente anche, per esempio, vedere i risultati delle prove invalse nei quali avete notato determinate problematiche. Ovviamente i bisogni di un istituto di primo, di secondo grado sono tantissimi, dovete sceglierli, dovete circoscrivere. Ecco, una cosa importante è questo, cercare di circoscrivere ma anche di motivare perché avete deciso di lavorare magari su determinati bisogni rispetto ad altri, perché ovviamente non si possono risolvere i problemi di un istituto solamente attraverso un piano di internazionalizzazione, ma cercare quei bisogni che, secondo voi, attraverso il vostro piano di internazionalizzazione, possono essere migliorati in questo senso. Questo è importante perché queste due parole, appunto, bisogni e sfide, lo ritroverete anche dopo, perché quando ora noi andiamo a vedere gli obiettivi che voi sceglierete di inserire nella vostra candidatura devono essere degli obiettivi in linea con questi bisogni. Chi vi legge dovrà capire che voi siete stati coerenti. Ecco, questa è un'altra parola chiave delle candidature, la coerenza. È per questo appunto che vi dicevo che questa parte del background, che a volte insomma dice, ah, sì, questo è facile, si mette due informazioni, però questa è la parte fondante. Se la costruite bene, poi dopo potete lavorare su questa parte. Ecco, vado avanti su mi sembra che ci fosse forse una domanda al riguardo. Cioè, quando voi decidete di candidarvi, potete decidere di candidarvi come singolo istituto tecnico-tecnologico Fedi Fermi di Pistoia, presenta la sua singola candidatura come istituto. In questo caso lavoro sui miei bisogni e quindi lavoro su quello che è il mio profilo. Okay? Quindi tutto quello che costruisco riguarda la mia istituzione. Oppure c'è anche la possibilità di presentare delle candidature come consorzio. Allora, qui se non avete esperienza in questo senso, non vi dico che lo sconsiglio, ma fate attenzione, perché gestire un consorzio cosa vuol dire? Vuol dire che più scuole si consorziano, si uniscono
per lavorare in parallelo. Si può lavorare su, per esempio, decidendo di un gruppo di scuole che hanno il percorso della scuola dell'infanzia, si consorziano perché vogliono fare un percorso sulla scuola dell'infanzia, oppure scuole del territorio che hanno delle caratteristiche anche socioculturali simili o con delle problematiche simili. Quindi il consorzio vuol dire che una scuola si presenta la candidatura, la scuola diventerà poi anche, gestirà il fondo, il budget nel caso che vi venga dato l'accreditamento, però tutto quello che poi viene scritto in candidatura non si riferisce al singolo istituto, ma si riferisce al consorzio. Chiaro fino ad ora, io vado avanti. Allora, ho visto, questa è una domanda che mi sembrava interessante, gli obiettivi, ok? Facciamo, ora siamo arrivati alla parte, siamo nell'Erasmus Plan. L'Erasmus Plan è quello dove ci sono obiettivi, attività e gestione. La web form vi dà la possibilità di introdurre, di scegliere un massimo di 10 obiettivi. Allora, anche qui come si scelgono gli obiettivi e quanti se ne scelgono? Non c'è una risposta, non c'è una risposta, diciamo, che vale per tutti gli istituti. Ogni istituto deciderà quanti obiettivi inserire. Io il consiglio, diciamo, che un suggerimento che mi viene di dare è il seguente, cioè non è che, anche qui dice, più obiettivi metto e la mia candidatura ha un valore aggiunto. In realtà non è così, eh? Oppure potete metterne anche 10, se quei 10 sono in linea con i bisogni che abbiamo visto precedentemente. Ma gli obiettivi che scegliete devono essere degli obiettivi in linea con quei bisogni che abbiamo detto precedentemente, ok? Quindi la valutazione è qualitativa, non quantitativa, ok? Quindi non è che aumenta il valore la candidatura se ha più obiettivi. Anche perché poi, una volta che li avete scelti questi obiettivi, non basta mettere l'obiettivo. Fate attenzione a dire, anche qui, a riflettere bene su cosa si intende per obiettivo, eh? Un obiettivo da raggiungere, quindi non è un'attività, non è una strategia, ma è un obiettivo. Quindi scegliete bene anche la formulazione proprio lessicale che sceglierete per delineare il vostro obiettivo. Una volta scelto l'obiettivo, lo dovete definire. Perché? Gli date un titolo, ok? Poi lo dovete spiegare, questo obiettivo, che per cos'è questo obiettivo, che cosa ci proponiamo di fare. Altra cosa importantissima è, e qui ritorno a quello che vi dicevo prima, vedete come l'obiettivo è collegato ai needs and challenges. Questo obiettivo che scegliete qui deve ricollegarsi a quello che avete scritto nel background. Forse bastano anche due, tre obiettivi, ma ben scelti e ben delineati. Altra cosa importante che a volte viene un pochino sottovalutata, il timing. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordarci che questa candidatura che voi presentate è una candidatura a lungo termine. Quindi si fanno delle scelte i cui effetti, i cui risultati si vedranno. Magari alcuni obiettivi a medio termine, medio-lungo termine. Ricordate che abbiamo sempre l'arco fino al 2027. Quindi qui dovete specificare quando prevedete di vedere in che modo questi i risultati di questi obiettivi. E quindi calcolate sempre da ora al 2027. E scusate, ora qui la slide me l'ha tagliata, però un'altra cosa importante è questa, la misurazione dei progressi. Per misurazione si intende controllare e valutare, cioè controllare vuol dire monitorare. A volte si tende un pochino a sovrapporre quello che è il monitoraggio con la valutazione. Anche qui lo dovete specificare, perché vi siete posti un obiettivo, l'avete spiegato, avete fatto una vostra proiezione temporale. Allora, facciamo una proiezione temporale di 3 anni. In questi 3 anni non è che posso star ferma 3 anni e non vedere nel frattempo come procede il monitoraggio di questo obiettivo che mi sono proposto di raggiungere. Quindi che strumenti metto in atto, cioè propongo, inserisco per fare in modo che questi obiettivi possano essere valutati? Una strumentazione, un tot di questionari, di aree di bordo. Quello dipende un pochino dalla mobilità o dal tipo di attività che poi sceglierete. Però fate attenzione anche a questo aspetto.
Ecco, poi si entra nell'altro, dopo gli obiettivi abbiamo le attività. Anche qui vi chiede di fare una stima, vedete? Dovete voi fare una proiezione per almeno 2 anni, quindi dovrete qui, ne sono stati inseriti tre, però per almeno 2 anni dovete spiegare a chi leggerà la vostra candidatura quanti persone farete partecipare alla mobilità in termini di learners, quindi di discenti, di studenti, alunni, e in termini di staff. È una stima, ok? Quindi non è detto poi che questo sia quello che voi realizzerete, però anche qui è importante che voi specificate perché avete scelto questo numero e non un altro. Qui è molto importante il concetto di proporzionalità, cioè se voi siete un istituto dove ci sono uno staff docente di 250 insegnanti, se magari ne fate spostare due, forse la ricaduta è un po' difficile da vedere. Quindi ci deve essere un pochino anche una proporzione, oppure potete spiegare il perché magari il primo anno noi siamo completamente a zero di qualsiasi tipo di esperienza. Decidiamo magari anche di non far partire il primo anno, di non includere nelle mobilità gli studenti, ma di dedicarlo solamente alla formazione dello staff. Quindi questo lo dovrete spiegare. Sotto questa specie di tabella che voi riempirete ci sono delle domande. Ora, questo è del modulo dell'anno scorso. Quest'anno ho visto che lo hanno rimodificato, hanno diviso il profilo dello staff e il profilo dei discenti. Che cosa vuol dire? Che tipo di quali sono gli studenti che voi manderete in formazione, in mobilità, o anche lo staff. Quindi dovete spiegare quali sono le loro caratteristiche. Se siete, per esempio, un istituto, cito sempre il mio come esempio, un tecnico dove ci sono tanti indirizzi, meccanica, elettronica. A chi dedicherò per esempio questo tipo di formazione? Oppure sarà una formazione in trasversale. Ricordatevi che le vostre candidature sono delle candidature dell'istituto, ok? Quindi deve esserci sempre una visione olistica, della scuola. Oppure potete anche decidere di fare un aggrignamento concentrandosi su una parte, una fetta, un settore, ma tutto deve essere motivato, ok? Cioè non esclude niente, non c'è niente che vi dà più o meno valore, ma deve essere esattamente motivato. Allora, questa è la cosa più importante forse di tutto quello che stiamo dicendo, cioè ci vuole un team. Se non avete un team che lavora non solo alla candidatura, ma lavora a tutto. Cioè la candidatura, quella che stiamo facendo ora, è una fase in cui, alla quale dovreste essere arrivati già avendo precedentemente lavorato su tutto quello che abbiamo detto precedentemente, perché è un lavoro di gruppo, un lavoro di team, okay? Di più persone che rappresentano i vari settori, i vari indirizzi, i vari aspetti del nostro istituto. Quindi vale a dire una commissione Erasmus, un team che lavora in un istituto, non ci devono essere 20 persone, ma anche qui non ho una formula, diciamo, magica, però sicuramente un key staff di 4-5 persone e poi uno staff un pochino più allargato che rappresenti i vari indirizzi o i vari, per esempio, se siete un comprensivo, qualcuno che faccia parte dell'infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado, ci deve essere qualcuno dei servizi amministrativi, DSGA, DS. Ecco, l'importanza del DS qui è fondamentale perché ovviamente il DS è il dirigente, il rappresentante legale, per cui il team deve sempre far riferimento anche e soprattutto al rappresentante legale. Allora, io ho scelto appunto quelle che sono un pochino le parti che a volte sono un pochino le parti più fragili nelle candidature e che spesso portano un pochino ad abbassare il punteggio. Anche qui, una volta che avete stabilito il vostro staff, cioè il team, chiamiamolo il team sull'internazionalizzazione, anche qui un suggerimento che posso darvi: nei documenti da allegare alla vostra candidatura, di cui facevamo menzione prima, piano di miglioramento, RAV, eccetera, o eventuali vostri sondaggi interni. Un altro documento strategico molto importante è quello che si chiama, c'è cioè in un punto della candidatura in cui lo spiega, che è un piano di internazionalizzazione, ok? La nostra scuola
Non è obbligatorio, quindi tranquilli se non ce l'avete, no? Non correte domani mattina a farlo, anche perché deve essere presentato a un collegio, deve essere un pochino spiegato, però questo magari ve lo do come input per chi ancora non l'avesse fatto. Avere una strategia di internazionalizzazione è una cosa importante perché fa vedere a chi poi valuterà la vostra candidatura che il vostro istituto ha... Lavora su questo aspetto, non è un'azione spot, ok, si fa l'Erasmus perché, ok, si va in mobilità, ma perché tutto quello che fate è parte integrante di una strategia. E anche quando inserite i vostri documenti, qualsiasi tipo di documento esso sia, deve essere sempre un documento, cioè inutile che alleghiate tutto il TOEFL, per esempio, ok? Perché il valutatore non va a leggervi tutto il TOEFL. Tutto il top, ma se nel top c'è una parte che voi avete magari ripreso, inserito nella vostra candidatura perché è importante per la qualità della vostra candidatura, magari fate riferimento a quella parte, ok? Non riportate tutta la parte del top, anche perché, ripeto, poi avete sempre il limite dei caratteri a disposizione, però devono essere integrate, non devono essere solamente gli allegati, devono essere parte integrante della vostra candidatura. Ecco, qui ritorno appunto al team, avevo detto il team di internazionalizzazione, eventualmente una strategia, un piano, poi qui vi chiede poi di spiegare come si coordinano e si supervisionano le attività. Qui siamo già nel piano appunto della seconda parte del quality standard, che sono appunto quelli che riguardano la gestione. Quindi chi sarà il coordinatore Erasmus? Ok, tizio, ma perché avete scelto questa persona? Quindi magari sceglierete una persona che ha esperienza, oppure una persona che queste le caratteristiche ovviamente le deciderete voi in base alle vostre al vostro profilo. Poi tutti coloro che lavoreranno a questo progetto, ognuno avrà un suo task, una sua responsabilità, un suo compito. Come saranno suddivise? Per compito dico dalla dirigenza alla DSGA, alla parte amministrativa, chi terrà i contatti, chi terrà i contatti con gli studenti e i docenti che vanno in mobilità. È per questo che ci vogliono tante figure. Non potete pensare di fare un piano Erasmus, un accreditamento senza avere un team e all'interno del team poi ripartirvi le responsabilità. Mi velocizzo un po' perché vedo che il tempo è tiranno. Questa è un'altra domanda un po' tricky che a volte dà delle difficoltà, cioè dà delle difficoltà. Va spiegato come si integrano i risultati nelle attività della scuola. Domanda importante perché, come vi dicevo prima, l'Erasmus non va visto come qualcosa in più rispetto a quello che fa la scuola, qualcosa che si aggiunge dall'esterno, ma una parte integrante della vita della scuola. Quindi questa domanda vi chiede come. Ok? Quindi qui vi chiede di spiegare, ok, voi avete fatto questi obiettivi, avete scelto gli obiettivi, avete scelto queste attività, tot studenti, tot docenti andranno in mobilità su determinati argomenti che voi avete scelto. E poi come fate ad integrare questi risultati nelle attività della scuola? Questi ci devono essere degli esempi di integrazione con il curriculum della scuola, devono essere esempi pratici. Mi viene in mente, gli insegnanti si sono formati sul CLIL in un determinato corso strutturato, poi dopo quando tornano per l'anno si fa delle disseminazioni, ci si confronta e poi si fanno delle UDA, magari si introducono nei vari consigli di classe. Cioè, e questo lo dovete spiegare, non basta dire verranno inserite in maniera un po' vaga, bisogna specificare come. What will you We do to integrate, quindi che cosa vi chiedono di integrare? Qui ritorno un po' a quello che ho detto prima, un po' l'ho già anticipato, cioè nell'implementazione, quindi la parte pratica, chi fa cosa? Qui dovete scrivere esattamente per ogni, diciamo, persona. Persona non intendo il nome e il cognome, ma intendo la qualifica, il ruolo, di che cosa si occuperà. Ok? Quindi per esempio ci sarà qualcuno che si occupa dell'aspetto finanziario, ci sarà qualcuno che si occupa dei practical arrangement, cioè quando queste persone vanno in mobilità, c'è cioè da contattare l'agenzia, i voli, la struttura alberghiera, gli spostamenti, ci sono tante cose da fare, ok?
Quindi ci vuole qualcuno che gestisca questa parte, qualcuno che si occupi di monitorare il percorso dei partecipanti, anche quando sono in mobilità e quando ritornano, di comunicare con gli altri partner. Ecco, questa è una domanda che è venuta fuori prima quando faceva la presentazione Annalisa. Nell'accreditamento voi non dovete inserire nessun nome di scuola, con cui ad esempio farete un'attività di job shadowing. Non dovete inserire le destinazioni dei corsi strutturati. In questo momento voi state facendo una programmazione basata sul contenuto. Poi, una volta che avrete il finanziamento, allora a quel punto lì deciderete, in base al finanziamento che avrete, sostanzierete, darete corpo a quello che ora è la forma teorica. Quindi non è un partenariato come avevamo visto prima, eh? Nel partenariato servono almeno due parti, quello che scade l'azione 210 che scade ora il 4 ottobre. Quindi non avete bisogno di avere questi nomi. Ora, se ce li avete, ancora meglio, perché quando scrivete potete magari avere un riferimento concreto. L'ultima parte è quella della disseminazione, ok? La disseminazione vuol dire sempre come, ci chiedono sempre come, perché loro, Erasmus e la Commissione europea, lo sanno già quali sono gli standard di qualità. C'è una parte in cui avrete tutti questi standard di qualità, vi chiedono di leggerli e vi chiedono di fare tick per confermare di averli letti, quindi di averne preso coscienza. Poi dopo vi chiedono il come, voi, le modalità in cui voi andrete a realizzare a fare in modo che questi standard di qualità vengano diciamo mantenuti. E quindi la disseminazione vuol dire, cioè, è un progetto che riguarda la scuola, ok? Quindi non riguarda il singolo istituto. Gli studenti o i docenti che vanno in formazione, quando tornano, poi devono disseminare. Allora, io in che modo organizzerò questa attività di disseminazione? Ora qui manca un punto, perché c'è ABC, queste disseminazioni devono essere all'interno della scuola prima, ma ho messo questa perché a volte viene un pochino sottovalutata di nuovo, come vi proponete di disseminarle all'esterno della scuola con altre scuole, quindi organizzando degli incontri, dei seminari, delle giornate degli Erasmus Day. E poi ovviamente molto importante è che quello che diciamo l'Unione Europea dà fondi per realizzare questo, e quindi che ci sia ovviamente un ritorno d'immagine per l'Unione Europea, per cui tutto ciò che voi farete relativo al vostro piano Erasmus, al vostro accreditamento, deve sempre riportare il logo dell'Erasmus e tutto quello connesso a questo aspetto. Sono un po' in ritardo, Simona, posso andare avanti qualche minuto? Mi sentite? Sì, ti Sì, sentiamo perfettamente. sì, E io direi che insomma, cerchiamo, le domande che ci sono ancora parecchie, Ok, quindi allora io ti chiederei. velocissimamente, poi intanto glielo lascio questo, tanto lo condivido, no? Cioè, quello che io ho inserito in questa, abbiamo inserito in questa presentazione con Annalisa, vi abbiamo messo anche i criteri di valutazione della candidatura. Secondo me dovreste provare a scrivere la candidatura. Vedete che ogni parte ha un peso ed è un peso diverso. La parte del background, la rilevanza 10 punti, gli obiettivi 40 punti, 20 punti, 30 punti. Quindi è importante, non perché la parte del background, cioè perché a 10 punti ci ha detto che è importante, poi c'è una 10 e basta. No, non è così, è vista nel suo insieme, ok? E sapere quali sono i criteri che poi vengono utilizzati. Ci sono, vi ho messo il link e ve l'ha fatto vedere anche prima Annalisa. Per prendere questi 10 punti, io che cosa devo fare appunto il criterio della rilevanza? Qui, come dicevo prima, deve uscire fuori il vostro profilo, il target gruppo dei vostri studenti. Quindi è importante che voi, quando scrivete, teniate sott'occhio questi criteri. Gli obiettivi, stessa cosa, vedete, la parte forse che pesa di più a livello di punteggio, 40 punti. Gli obiettivi devono essere chiari, concreti, realistici, ambiziosi, quella challenge che dicevamo prima. Quindi i bisogni e le esigenze, un calendario realistico, ecco, questo è importantissimo.
dovete essere realistici, cioè se voi avete una scuola, programmate delle cose che poi non siete in grado di mantenere perché magari c'è questa discrepanza fra la scuola, diciamo la grandezza, anche le capacità operative di una scuola e quello che siete voi, allora poi anche a livello di valutazione vi può penalizzare. Le attività, anche qui spesso chiedete, ma quante se ne mettono di mobilità? Questo deve essere realistico e adeguato agli obiettivi e al profilo dell'istituto e ai partecipanti che avete deciso di inserire. Mi raccomando, un'altra cosa importantissima ovviamente è l'inserimento dei partecipanti con minori opportunità. Ci sono proprio delle sezioni specifiche e quindi spiegare come, in che modalità, con quali criteri si è deciso di lavorare su questo aspetto. E poi appunto alla fine la gestione, quindi quello che abbiamo detto, gli standard di qualità. L'ultima cosa che vi volevo dire è questa, la candidatura per essere accreditata deve avere un punteggio di 70 su 100, ok? Questa è la soglia a cui dovete arrivare, altrimenti mi ha scritto qualcuno dicendo l'anno scorso avevamo preso 68 e siamo rimasti fuori. Ecco, a queste persone consiglio, guardate bene quali sono i vostri punti deboli, perché ovviamente da quelli poi ripartite. L'ultima cosa che volevo dire, per accedere alla valutazione bisogna che ogni criterio raggiunga almeno metà del proprio valore, cioè se la rilevanza è 10, voi prendete 4, anche se tutto il resto è buono, superate anche il 70, però la candidatura non viene ammessa alla valutazione. Quindi totale è 70, però ogni criterio deve raggiungere la metà del punteggio richiesto. Io direi che sono un po' di corta, scusatemi, ma sono alla fine, così magari lasciamo un pochino di tempo per qualche domanda. Io sto rispondendo alle domande nel documento. Sì, allora Perfetto. vogliamo visualizzare. Sì, ci Visualizzate penso. loro. Appena Irene ha finito, lo visualizziamo, lo fai Ok, vedere. allora Sì, aspetta. io direi mi fermo, sono andata un po' veloce sull'ultima parte, ma non volevo togliere tempo magari alle domande. Ecco, sì, naturalmente vi anticipiamo che per poter provare a rispondere alle domande sforeremo di qualche minuto. Ringrazio le relatrici che si sono dichiarate disponibili, o quantomeno ad Annalisa ho potuto chiederlo, ad Irene non ho potuto Sì, chiederlo perché stava certo, anche mi parlando. dispiace, ho fatto un po' una carrellata No, ma veloce. se siete state entrambe chiarissime, anzi vi ringraziamo assolutamente della compattezza con cui siete riuscite a far passare dei temi così anche complessi e articolati, Esatto, che perché come vedete hanno il grande interesse di tutti i colleghi che continuano a scrivere domande. Ora, io avevo evidenziato il verde per le domande già risposte, ora non capisco più ok. se siamo noi che Allora, evidenziamo con l'il, Annalisa, se tu. te che hai avuto modo di poter guardarle prima, magari per riprendere te, poi magari mette. Vedete il mio schermo? Sì, lo vediamo, lo vediamo. Ok, sì, io ho seguito quello che avevi fatto tu di evidenziare in verde le domande a cui abbiamo risposto. Quindi io non leggo ora la domanda, se no perdiamo troppo tempo. Comunque vi leggo la risposta. Conviene aspettare a ricevere l'approvazione e poi cercare le scuole. Questo l'ha chiesto più di una persona. O le scuole di formazione tramite Twinning School Education Gateway per i corsi di formazione. Cioè, ho notato che c'è un po' di confusione nei vari step che ci sono da fare. Prima si fa la domanda di accreditamento. Esatto. Se si ottiene l'accreditamento, allora si richiede il budget, che è il KA 121. A quel punto, quando abbiamo avuto il finanziamento, cioè quando sappiamo quanti soldi abbiamo e l'Agenzia Nazionale Erasmus ci dice lei come li possiamo spendere, allora a quel punto cercheremo le scuole dove far andare i nostri studenti o dove fare job shadowing e i corsi di formazione tramite questi due, e Twinning e School Education Gateway.
Poi lavorare in team è sempre un valore aggiunto, sia per la gestione dell'accreditamento, sia per la domanda in sé per sé. Non è importante avere già presentare, avere già delle altre scuole, lavorare con altre scuole, creare un consorzio. Quello che è importante è che gli obiettivi che avete scritto siano dei buoni obiettivi. Poi potete fare il consorzio, non lo potete fare, quello lo decidete voi, ma non è importante per ottenere l'accreditamento. Allora, Analisa, cioè, visto una domanda, qualcuno sì. diceva è possibile avere più punti se punteggio. Allora, i consorzi sono diciamo, qualcosa a cui l'Unione Europea guarda con un occhio, diciamo, non dico avvantaggiati, però ovviamente lavorare in rete è importante, quindi è creare un consorzio dà già la possibilità di disseminare maggiormente il progetto, però non è garanzia di qualità, quindi ecco, bisogna fare bene attenzione a questo. Forse un'altra cosa che velocemente prima mi sono dimenticata di dirvi, una cosa importante nelle vostre candidature è quando vengono appunto lette, guardate le vostre candidature, è il criterio di proporzionalità. Che cosa vuol dire? Forse l'avevo già detto un po' anche Annalisa, non vuol dire che sono a scuola, diciamo, è una scuola piccolina, non abbiamo esperienza, siamo all'inizio, sicuramente non ce la faremo. Cioè, la candidatura viene valutata in base alla capacità operativa dell'istituto. Quindi non è detto che alcune scuole che magari hanno già tantissima esperienza e ovviamente hanno già fatto tante mobilità, per forza di cose siano valutate sempre in maniera positiva. Anche la piccola scuola, e devo dire qui l'Erasmus, i cosiddetti newcomers, anche verso di loro, cioè i newcomers sono coloro che non si sono mai affacciati, non hanno mai avuto esperienze di Erasmus, perché giusto l'Erasmus deve essere per tutti, quindi se l'accreditamento o la possibilità di fare dei partenariati vengono dati solo alle scuole che hanno già esperienza, non cresce neanche il progetto. Quindi c'è veramente un più particolare per quelli che si affacciano per la prima volta all'esperienza Erasmus. Ed è per questo che in questo caso, forse per chi veramente non ha nessun tipo di esperienza, un CAP 122 potrebbe essere una sorta di palestra, no? Una palestra per provare, per poi dopo passare magari l'anno prossimo all'accreditamento. Ok, ho finito, Annalisa. Ok, dunque per quanto riguarda le modifiche, se, è meglio non modificare quello che è stato scritto in candidatura, ma se si dovesse per qualche motivo rendere necessario, allora bisognerà motivare le modifiche in sede di rendicontazione e comunque la valutazione dei vostri progetti, come abbiamo detto prima, sarà sicuramente arrivata tramite PEC all'indirizzo istituzionale della scuola. Poi qui ci sono delle altre domande a cui non ho risposto. Per quanto riguarda l'OID, qualcuno aveva scritto che ne aveva due, bisogna scrivere all'INDIRE e Esatto. risolvere la problematica. Qui La infatti appunto ricerca. dicevo, scusami Annalisa, fate attenzione perché appunto dicevano a INDIRE che ci sono scuole che hanno poi uno, due, tre INDIRE e poi viene fuori un gran caos. Ce n'è un unico OID che ogni scuola ha. Se per caso vi trovate in questa situazione, questo dovete rivolgere a INDIRE, per quello che riguarda le cose diciamo più tecniche e pratiche, sono loro che ve le risolvono. Allora, avere l'accreditamento significa non presentare ogni anno il progetto per ottenere il finanziamento. No, avere l'accreditamento significa che noi, perché prima di questo programma, tutto quello che c'è nell'accreditamento e tutto quello che c'è nella domanda di finanziamento erano tutti insieme in un unico modulo. Adesso invece le due cose sono state divise. Si fa la domanda per l'accreditamento una volta per 7 anni. Dopodiché ogni anno si fa la domanda nuova per il finanziamento. Quindi il finanziamento varia anno dopo anno, mentre l'accreditamento, cioè gli obiettivi, quelli rimarranno per tutti gli anni. Quindi pensate bene agli obiettivi da scrivere perché saranno gli obiettivi che saranno sempre validi, a cui bisognerà fare sempre riferimento.
Allora, qui ricapitolando, la sequenza per la candidatura. Prima candido l'istituto, poi creo l'account e un login, No. infine faccio application. No. No. Sì, vai, rispondi tu. No, scusami, no, prima la prima cosa che dovete fare è avere l'account, il login per entrare dentro la candidatura. Se non avete questo login, non entrate dentro la candidatura che vi ha fatto vedere prima Annalisa e dalla quale io ho estratto alcune parti. Questo è il primo passo da fare, ok? Anzi, prima direi l'OID, e questo lo dovete fare, visto che c'è una domanda dopo. Codice OID lo dovete fare con la DSGA, con qualcuno dell'amministrazione, perché è l'OID della scuola. Una volta che voi avete l'OID, a quel punto qualcuno di voi dice: io mi occupo sono io insieme ad altre persone che ci occupiamo della stesura della candidatura. Ognuno di voi, l'account e il login lo possono avere anche diverse persone, però io consiglio sempre bene che c'entri una persona nella candidatura, perché sennò fate una gran confusione. Anche lì dicevano che poi no, duplicate, perché quando voi aprite la candidatura e poi chiudete, quando rientrate vi dice: c'è già un'altra candidatura aperta, vuoi lavorare su questa? Certo, vi conviene lavorare sempre sulla stessa, altrimenti voi fate confusione. Quindi il percorso è OID, account login, e poi si lavora sull'application. Esatto. Dunque, per candidare l'istituto serve codice OID e account e un login. Posso svolgere io questi passaggi come docente o lo deve fare l'istituto? Per avere l'approvazione del mio istituto devo proporre un progetto al collegio. Il mio timore è che serva prima la candidatura dell'istituto per trovare una scuola con la quale realizzare un progetto, ma senza progetto la dirigente potrebbe non darmi l'autorizzazione. Allora, tutto deve passare sempre prima dal dirigente, cioè il dirigente è il titolare di tutti i progetti, quindi lui deve essere messo a conoscenza di quello che voi volete fare, deve essere un bisogno dell'istituto, l'abbiamo detto e ripetuto tante volte. Quindi deve sempre tutto passare dal dirigente prima, e dopodiché voi potete anche cominciare a scrivere la candidatura e poi scegliere fra accreditamento o 210 o 122, insomma, quello che decidete di fare. Ma prima deve passare tutto dal dirigente. Per quanto riguarda il codice OID e l'account e un login, lo potete fare anche voi, ma insieme con un applicato di segreteria che vi segue e vi aiuta, perché è bene che queste password, queste informazioni siano sempre tenute anche dalla scuola, perché se voi per un motivo qualunque non siete più nella scuola, poi nessuno più può entrare nei progetti. Dunque, la ricerca della scuola avviene dopo l'approvazione dell'accreditamento e dopo aver ricevuto il finanziamento, cioè il budget. Qui vi ho messo il link per l'accreditamento, per la web form. Poi ADU si riferisce solo agli adulti, per esempio CPA. Non agli studenti o ai docenti della scuola. Gli ADU sono proprio gli adulti, quelli, insomma, quando io andrò in pensione potrò fare parte degli adulti. Poi. Comunque la scadenza per il K120 adulti è sempre il 19 di Sì, ottobre, perché ottobre, tutte e sì. tre le azioni, scuola, adulti e VET, cambiano le agenzie di riferimento, però è sempre il 19 ottobre, K120, quindi mobilità, non partenariati. Ok, dunque, rendicontazione abbiamo risposto, al modulo del accreditamento vi ho messo qui il link. Allora, non è K120 VET, è l'accreditamento. L'accreditamento per gli stage all'estero, e lì non c'è nessuna reciprocità delle famiglie o degli studenti, perché qui sono le aziende che ospitano. È chiaro che dovete trovare delle agenzie all'estero che cerchino le aziende, oppure le cercate voi, e a quel punto bisogna cercare anche l'alloggio per gli studenti e il volo. Cioè, questa è una cosa un po' più
Impegnativa. impegnativa. Intanto fate la domanda per l'accreditamento, se vi interessa quello, e poi penserete a trovare le aziende, penserete a tutto il resto. Intanto l'accreditamento. E non c'è reciprocità, perché non è uno scambio come in una scuola, si va nelle aziende. E con le aziende non c'è reciprocità. Allora, qui c'era un po' di confusione fra K122 e K210. Il 210 scade il 4 ottobre, che è il progetto di breve durata e fa parte dei partenariati, non c'entra con le mobilità. Ok? Le mobilità sono solo K120, K121 e K122. Ma K122 la scadenza è a febbraio, suppongo, del 2020 Marzo mi sembra, sì, o marzo marzo, non 2024. sappiamo ancora il mese Sì, ancora preciso. non c'è la data. Allora, se si lavora in un team e ci si divide il lavoro, si può partecipare ora alla scadenza di ottobre. Da soli non si può far nulla. E se si fa la domanda dell'accreditamento, non c'è bisogno di fare la domanda anche per il progetto, o uno o l'altro. Meglio cominciare con una cosa sola alla volta. Poi, una volta ottenuto l'accreditamento, si può fare la domanda per il progetto. Vi ho scritto qui l'indirizzo per i due codici OID a cui chiedere aiuto, erasmus+@indire.it. Nel partenariato su piccola scuola può essere inserita una scuola estera con cui già sono in collaborazione. Sì, certo, Certo, perché no? anzi è auspicabile questo, no? Se avete già dei Sì. contatti con una scuola straniera con cui avete magari fatto uno scambio, perché l'internazionalizzazione avviene anche al di fuori dell'Erasmus, no? Ci sono scuole che hanno magari azioni che si finanziano in altri modi, quindi potete utilizzare oppure dei contatti nati tramite i twinning, quanti partenariati digitali poi sono diventati partenariati Erasmus, quindi tutti i contatti che avete vanno bene per i partenariati ora e magari da poter utilizzare una volta che avete ottenuto l'accreditamento. Allora, dunque, il liceo è una school, ok? Non è un educational center, non è un institute, ma è una school. Esatto. Spesso voi vedete che questo modulo è nato per tutte le scuole, quindi per tutti diciamo, i paesi europei, quindi a volte non c'è una corrispondenza diretta fra il nostro sistema scolastico e quindi questo bisogna un pochino cercare di capire come in questo caso il liceo è una scuola secondaria, appartiene al gruppo delle secondary school. Allora, qui non c'è stata l'approvazione per la mobilità breve, sarebbe, secondo me, forse si riferisce al 122, non lo so. 122. E quindi voleva, sapere questa collega se scegliere di rifare questa domanda o cioè, tentare l'accreditamento. Scegliete voi quello che più vi conviene, quello che conviene alla scuola, non è. Cioè, siete liberi, insomma, di scegliere, avete già un progetto, potete Tra lavorare l'altro un lungo buon quello. progetto perché se avete avuto 90, 92 è un punteggio alto. Sì, nelle Sì. mobilità a breve termine quest'anno sono stati, avevano meno fondi, ce lo dicevano l'altra volta a questo incontro, più domande, quindi l'asticella si è alzata ancora di più per il livello, appunto, la valutazione qualitativa. Allora, cosa significa Waiting for NA Certification? Significa che l'agenzia nazionale deve approvare. Questo probabilmente si riferisce ai twinning o anche alle U-Login. Bisogna essere sempre approvati dall'agenzia nazionale. Dunque, ogni anno si fa la domanda per il budget, lo ripeto, il budget si fa la domanda ogni anno, mentre l'accreditamento una volta per tutte. Quindi prima si fa la domanda per il finanziamento, KA121, e poi si cercano le scuole. Il budget non lo decidiamo noi, il budget lo decide l'Agenzia Nazionale Erasmus. Esatto. All'inizio il punteggio che voi ottenete è un punto di riferimento per il budget che viene
dato, quindi più alto il punteggio, più alto anche il budget. Però poi ogni anno, come appunto diceva Annalisa, il budget viene richiesto, va rimodulato, va ricontestualizzato e quindi ci possono essere anche delle variazioni. Però il budget va chiesto ogni anno. Ok, ora questa collega trova difficoltà a compilare il form. Noi stiamo facendo questi webinar, ci sarà anche l'incontro, come vi diceva Simona prima, in presenza a Livorno, al Cecioni, proprio per aiutarvi a compilare il form. Di questo Ora, il non possiamo form fare lezioni private. trovo difficoltà a compilare il form, non so se sono difficoltà di tipo oggettivo, tecnico. Il form è abbastanza intuitivo, anche, non è particolarmente complesso. Ci sono tante parti introduttive, ogni domanda, questo è importante, ha delle sottodomande, c'è una domanda centrale e poi la domanda poi si articola in sottodomande, che questo è importante che rispondiate a tutte. Se sono delle difficoltà tecniche, forse conviene più sentire l'Agenzia Nazionale, perché un pochino di contenuto, qualcosa stiamo cercando di darvi anche noi, anche se non è facile perché sono tantissime le informazioni. Allora, dice basta un mese per costruire un progetto e dipende dal progetto. L'accreditamento, se siete un team, ce la fate in un mese. Altri tipi di progetto dovete trovare le scuole, dovete comunicare con i partner, ci vuole più tempo. Se hanno un team che lavora e si dividono i compiti, hanno già un po' le idee Sì. chiare, possono cominciando a scrivere subito. Vi ricordo, la scadenza è il 19 di ottobre. Possibilmente cercate di fare la submission almeno un giorno prima, perché è successo in passato che il sistema si è andato in tilt, poi in realtà Indire ha dato una proroga, però se siete pronti invece non proprio aspettare il 19, le 12, le ore 12 di Bruxelles, quello è il tempo, non la mezzanotte, perché la candidatura possa andare in valutazione. Ok, dunque per un progetto K120 VET, quali possono essere gli standard di qualità? Ma gli standard di qualità ve li abbiamo già detti, li trovate Della nella candidatura. nostra presentazione. E le mobilità dello staff docenti, che obiettivi? Questo dipende dalla scuola. Ogni cosa, non ci sono cose valide per tutti, ogni scuola ha i suoi obiettivi. Infatti un altro criterio importante è appunto quello dell'originalità, come si diceva prima. Originalità vuol dire che qualcosa non deve essere per forza qualcosa di particolarmente creativo, deve essere originale rispetto a quello che voi state descrivendo, rispetto al vostro punto di riferimento. Ok, allora io direi che possiamo anche interrompere qui, tanto ci saranno comunque altri webinar, altri incontri in presenza. Penso che siamo state abbastanza esaustive e non lo so se vogliamo aggiungere qualcos'altro, Irene, Sì, però io mi vi sembra chiederei che di le cose rientrare, più. prima dei saluti vi richiederei di rientrare in video, vedo che siete Sì, rientrate. Le domande su questi temi sono davvero, davvero tantissime. Poi, scusate, permettete di fare un complimento professionale e personale a queste due colleghe perché hanno fatto un lavorone veramente notevole, perché le domande si sono veramente riversate a pioggia. Siamo qui anche per questo, però certamente non ci immaginavamo di esaurire tutte le questioni e tutte le curiosità dei tanti che hanno partecipato a questo webinar. Come vi dicevano, ci sarà un'occasione anche il 29 settembre, in presenza a Livorno all'Istituto Francesco Cecioni. Tra l'altro, appunto, gli ambasciatori hanno un ruolo molto importante. Potete comunque fare riferimento, anzi, dovete comunque fare riferimento, come vi hanno ripetuto più volte, ad Agenzia Nazionale, se Indire per la scuola e
E per VET ovviamente ricordate che le agenzie sono differenti, come vi hanno detto varie volte. Ringraziamo tutti quanti. Nel frattempo mi fa piacere dirvi che da quando abbiamo fatto l'appello a iscriversi al seminario di domani, io ho ricevuto un sacco di richieste di iscrizione domani al webinar sui twinning. Ho risposto a tutte, quindi se non a tutti e a tutte. Consentitemi di ringraziare Irene e Annalisa, Irene Caramelli e Annalisa Di Pierro, Antonietta Marini che è stata con noi, da parte mia Simona Bernabei, ringraziamento veramente di cuore e vi ricordo che questa registrazione, lasciateci i tempi tecnici per poterla caricare, verrà caricata su YouTube, ripeto i nostri indirizzi sono sia per Instagram che per YouTube e Twinning Toscana. Invieremo all'email che avete lasciato quando vi siete iscritti, quindi alla vostra mail, sperando che ricordatevi, vi prego, consentitemi di controllare 3 volte la vostra mail perché purtroppo spesso ci capita di scrivere la nostra mail velocemente e quindi di sbagliare. Io purtroppo non ho altro modo per contattarvi se non quello. Quindi magari se non doveste ricevere le slide di Irene e Annalisa e la registrazione, il link alla registrazione e il questionario di valutazione, per cortesia mandate una mail ai Twinning Toscana, va bene? Così magari facciamo un double check. Vi ringrazio ancora, grazie anche per la pazienza nello sforamento, ma Grazie era tutto a molto tutti. interessante. Un caro Buonasera a saluto. tutti, grazie a tutti, Grazie, grazie ciao. Simona, Irene, Grazie spero che Annalisa, Simona. saremo state, spero che possiamo essere state utili e Grazie. comunque, insomma, ci potete sempre scrivere, potete sempre scrivere a Simona. Arrivederci a Sicuramente tutti, buona sì. serata. Guardate, rispondo a un'ultima domanda. Mi chiedono come si fa ad avere il link per l'appuntamento di domani. Belinda Giannessi ce lo chiede, non so se sia ancora in linea. Io provo a incollarlo qui, vediamo se ci riesco. Dovrebbe esserci. Vediamo se non siamo riusciti, la prego di scrivermi una mail ai Twinning Toscana @gmail e glielo mando immediatamente. Vi ringraziamo, un saluto a tutti, buona cena. Buonasera, arrivederci. Ciao. Arrivederci, Ciao. arrivederci. Allora, io aspettate che mi sa che siamo ancora in registrazione, aspetta Irene. Sì. Credo di no, però non capisco che sta Annalisa è andata? succedendo. Uscita. È andato tutto benissimo, siete state. Aspetta, pannello di controllo, mi sa che non siamo più in registrazione. È andato tutto benissimo, siete state. Emozionatissima, Simona. Ma guarda, sei stata eccezionale, complimenti. Insomma, sembravi una consumatissima webinar, una consumatissima relatrice. No, ero terrorizzata della tecnologia. Sul contenuto più o meno, insomma, ero Certo, ma abbastanza tranquilla, certo, ma ma ho certo. terrore di fare un po' di confusione su questo. Grazie a No, te che hai infatti dato. io mi riferivo alla tua scioltezza, nel senso che sui contenuti non mettevo assolutamente in dubbio, anzi, è veramente ottimo avere persone come voi perché sul serio, devo dire che a volte è davvero difficile riuscire a avere le indicazioni, Grazie. in modo diverso, E ti no? rendi conto, anche oggi ci siamo resi conto, cioè si danno per scontate tante cose, magari noi che sono tanti anni che lavoriamo con... Certo. Invece c'è ancora tanta gente che non sa che ha bisogno di sapere, che c'è un po' di confusione, quindi insomma, Certo, è importante quello certo. che No, ma le domande sono state poi anche i commenti ricchi di gratitudine. Grazie, grazie, siete professionalissime perché io gestivo queste domande che mi mandavano, no? Grazie mille, cioè, grazie per la professionalità, la disponibilità, un webinar molto interessante. Questa è una dirigente di Grosseto che lo manda, cioè, Wow. effettivamente c'è sete e bisogno di queste cose qua. Quindi Beh, sono grazie mille, contenta. grazie Grazie a mille. te, Simona. Buona Grazie, alla serata, prossima. ciao, Ciao, a ciao, ciao. presto, ciao ciao, grazie.